Beh, siamo alla Regione Calabria, oggi c'è questo convegno sulla sanità regionale e, beh, con l'onorevole Mario Magno, diciamo, ne parliamo un po' di questa sanità un po' bistrattata. Sì, stamattina c'è questo convegno importantissimo che riguarda la riorganizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza nei nostri ospedali sul territorio calabrese. E devo dire che il dottore Salvatore Lopresti, che è il dirigente del Dipartimento per l'emergenza urgenza in Calabria, ha presentato quelli che sono stati i risultati di questi ultimi tempi di lavoro da parte del Dipartimento, ma anche quella che sarà la prospettiva, quella che deve essere la prospettiva dell'emergenza urgenza. È chiaro che si colloca nel contesto di una modifica complessiva del sistema che riguarda non soltanto le strutture, quindi gli ospedali, il territorio, il CCP, le case famiglie, le case della salute, ma riguarda anche un nuovo sistema di responsabilità da parte anche dei medici che concorrono poi a fornire l'offerta sanitaria, quindi sia i medici ospedalieri che i medici di medicina generale, i cosiddetti medici di base, devono anche trasformare il loro rapporto medico-paziente, ma nello stesso tempo capire che tutto il loro lavoro va fatto nell'ambito di un contesto e di una riorganizzazione del sistema sanitario che possa offrire, oltre che possibilità di risparmi nell'ambito di quello che è l'attuale spesa sanitaria, ma anche la possibilità di offrire una migliore qualità dei servizi ai pazienti che oggi hanno bisogno di ricredere e di riavere fiducia nella sanità. Attore sul proprio territorio comunale, sia di strutture pubbliche, sia di comuni che di strutture private accreditate. Questo è un dato importante e poi con il nuovo progetto che spiegherà il dottor De Biase dopo, cerchiamo di ridurre le distanze, quindi di fornire nuovi defibrillatori anche ai comuni dove non ce ne sono.